Questo dipinto è considerato l'autoritratto del pittore fiammingo Jan van Eyck. È da notare la posizione di tre quarti del soggetto, un'assoluta novità nella ritrattistica dell'epoca. Notate l'accuratezza e la precisione dei dettagli, impareggiabile per i pittori suoi contemporanei. Questi risultati van Eyck li ha ottenuti rielaborando una tecnica all'epoca in disuso, la pittura con i colori ad olio. È grazie a questo tipo di colori usati con insuperabile maestria che riesce ad ottenere immagini con un impatto visivo fino ad allora impensabile. Questi colori gli permettono di usare un maggior numero di sfumature, rendere più realistiche e nitide le immagini, creare delicati effetti di ombre e luci e rappresentare sofisticati ambienti con una prospettiva dello spazio senza l'utilizzo delle formule geometriche, che verranno applicate in Italia nei decenni successivi. Sono questi i motivi che rendono van Eyck rivoluzionario e che gli attribuiscono un posto decisivo nella storia dell'arte occidentale. Capiremo insieme la sua opera con l'autorevole guida dello storico dell'arte Stefano Zuffi. Per parlare di van Eyck siamo all'interno di Palazzo Madama a Torino, nel Museo di Antichità, in una antica torre dove sono conservati i tesori tra gotico e rinascimento. E questa è proprio la definizione perfetta, un tesoro tra gotico e rinascimento, per uno dei più bei libri del mondo, il libro d'ore del Duca di Berry, miniato da Jan van Eyck e conservato in questa vetrina. Van Eyck era ancora molto giovane quando ha eseguito le miniature di questo codice, un tesoro perché è l'opera più antica che noi possediamo di questo grande maestro. Un artista che ha profuso la sua genialità prima di tutto nella miniatura e solo successivamente nella pittura ad olio, fino a raggiungere le colossali dimensioni del grande altare di Gand, una opera monumentale, 18 grandi scene dipinte per una sontuosa costruzione. Ma l'inizio di van Eyck è qua, è in questa vetrina, è in questa raffinatissima serie di miniature che sono state collocate accanto ad un ritratto di uomo ignoto di Antonello da Messina. Van Eyck ha aperto la strada non solo della pittura fiamminga, ma più in generale delle forme più avanzate della pittura europea del XV secolo, con una innovazione tecnica veramente rivoluzionaria. Vale a dire l'utilizzo della pittura ad olio. L'olio, soprattutto l'olio di lino oppure l'olio estratto dalle noci, mescolato col colore e diluito, il colore diluito in questo olio risulta limpido, trasparente, luminoso. Si può stendere strato sopra strato fino ad ottenere uno scintillio, una brillantezza di cui gli artisti italiani hanno saputo usufruire solo nel corso del 400, a iniziare proprio da Antonello da Messina, della Bruges degli artisti, dove prevalentemente ha vissuto Jan van Eyck, fino all'Italia. Ecco questo sviluppo della pittura ad olio ed ecco questo ruolo di grande rivoluzionario che ci sentiamo di dare a Jan van Eyck. La
la parola capolavoro viene usata spesso, forse io stesso la uso troppe volte, ma se c'è un'opera che davvero merita questo termine, questa definizione, non c'è dubbio. Questo è il Polittico dell'Agnello Mistico, rimasto nella cattedrale di Gand in Belgio. Questo dipinto è stato concepito per essere visto non in modo statico, ma in modo dinamico. Infatti è costituito da un insieme di 12 grandi tavole di quercia montate su dei cardini. Alcune di queste tavole sono dipinte sia nella faccia che stiamo vedendo ora, sia anche sul retro, in modo tale che aprendo o chiudendo questi sportelli, queste ante, appaiano delle raffigurazioni sempre diverse. Questa situazione è quella più spettacolare, è quella in cui il Polittico risulta tutto aperto, squadernato davanti ai nostri occhi ed ha una dimensione veramente eccezionale per questo genere di pittura. Infatti è largo più di 4,5 metri. Insomma, è un'opera davvero colossale. In un certo senso è un Polittico parlante. È come se l'autore, anzi dovremmo dire meglio gli autori, avessero voluto lasciare delle testimonianze dirette in modo tale che non ci fossero dubbi sulla identità degli esecutori, sul significato di quest'opera e anche su una forma evidente di autocoscienza della sua eccellenza assoluta nella storia dell'arte del primo 400. Questo Polittico è stato iniziato da Hubert van Eyck. Era il fratello maggiore di Jan. Nel 1426 Hubert van Eyck, che aveva senza dubbio iniziato questo Polittico, muore e al suo posto subentra il fratello minore Jan, minore d'età ma non certo per qualità artistiche. Ed ecco che Jan van Eyck, probabilmente partendo da una impostazione del fratello Hubert che si ritiene poter essere l'artista che ha perlomeno concepito questa sorta di trittico della parte alta con Dio Padre, con questo grande mantello rosso affiancato dalla Madonna intenta alla lettura e che ha invece questo mantello blu intenso, quasi di lapislazzulo, e da San Giovanni Battista che indossa un sontuoso mantello verde, ecco questi tre colori così forti, così saturi, così corposi nella parte alta del dipinto, questo trittico probabilmente è stato quantomeno delineato, definito, impostato da Hubert van Eyck. Il soggetto di quest'opera è un soggetto più unico che raro, è la illustrazione di un passaggio della Apocalisse di San Giovanni. Siamo nel riquadro principale, nel riquadro centrale, in una scena paradisiaca, anzi siamo proprio in una immagine del paradiso terrestre, dell'Eden. Nel giardino dell'Eden si trova la fontana dello spirito, eccola qua, la fontana ottagonale. E in asse con la fontana, su un altare, gli angeli si inginocchiano davanti al candido agnello mistico. L'agnello mistico è la raffigurazione, diciamo l'allegoria di Cristo che, candido e puro come la neve, si sacrifica, versa il suo sangue per la salvezza dell'umanità. Infatti dal petto dell'agnello zampilla un esile filo di sangue che finisce in questi calici, in queste coppe dove viene raccolto.